Allora io darei, diciamo, aprirei per chi non mi conosce, sono Roberto da Novaro e presiedo da qualche tempo la stazione zoologica Anton Dorn e inizio scusandomi perché io ho raccolto, diciamo così, l'idea entusiasticamente, l'idea di Franco, di organizzare un incontro per ricordare insieme Gaetano Salvatore per una semplice ragione, non solo perché, diciamo così, da quando sono entrato qua dentro ho sempre sentito parlare in modo entusiasta di Gaetano Salvatore e quindi devo dire che a me manca molto non averlo potuto conoscere personalmente, se non per tramite delle collaborazioni che abbiamo attiviato col Change e così via. Ma la cosa che mi ha stimolato molto è stato il fatto che quello che ha fatto lui ha avviato un percorso diverso, sicuramente straordinariamente importante per la stazione zoologica, sia nella sostanza che nel metodo. Cioè, in moltissimi, quando sono venuto qua alla stazione zoologica, mi raccontavano dell'approccio, della straordinaria forza e prospettiva, visione, no, di Gaetano Salvatore quando lanciava proprio i giovani allievi su cui investiva, comprandogli un biglietto per mandarli all'estero a studiare, quindi agevolando cose veramente visionarie, se pensiamo che erano anni particolari in cui la comunità scientifica nazionale era particolarmente ripiegata su se stessa, c'era una visione certamente non così illuminata, soprattutto c'era questa visione nell'ambito di quelle scienze biologiche, delle scienze naturali che riguardavano lo studio della vita nel mare. E quindi è incontestabile che la visione, la capacità di portare i più avanzati metodi e gli approcci del campo biomedico alla biologia marina hanno dato il più grande forse elemento di innovazione della stazione zoologica dal momento della sua fondazione. L'hanno saputa rinnovare, rilanciare e anche dare delle prospettive nuove. Poi, come carattere così aneddotico, portando i miei saluti, aggiungo il fatto che la sua vulcanicità, da quanto, diciamo, mi è stato anche riferito, io l'ho potuta sperimentare. Tutte le volte che c'era una cosa che secondo me evidentemente andava fatta, io cerco di essere attivo, diciamo, all'interno della stazione zoologica. A volte casualmente scopro che le stesse cose erano state già pensate ed erano in un cassetto, ma già programmate o quasi realizzate ai tempi Gaetano, dall'Hotel San Pietro a Ischia, mi ricordo, c'erano già dei progetti, non so se era di un olandese, perché per ampliare l'area di Villa d'Ora a Ischia, ad altre iniziative di questa natura. Quindi diciamo che ho sempre visto Gaetano Salvatore non solo precedermi, ma anche in un binario parallelo di identificazione e consapevolezza di quelle che erano le urgenze, le necessità, le prospettive di crescita e di sviluppo dell'ente. Quindi sin qua tutto bene. Allora il mio auspicio lanciando, diciamo, questo incontro è quello che, tanto per me è un evento fortunato perché mi permette di conoscere tante altre persone che hanno fatto anche un po' la storia della stazione zoologica o sono state vicine alla stazione zoologica e tuttora rappresentano veramente una parte fondamentale della chiamata, chiamiamola intelligenza culturale, scientifica che è vicina all'ente. Però ecco, voglio aprire questo incontro con un auspicio e che vorrei trasmettere con un sorriso. Il fatto che siamo qua adesso a parlare di Gaetano, a 20 anni dalla sua scomparsa, vuol dire che è un bel momento che auspico che sia un momento piacevole, allegro per ricordare delle cose belle. Vedo molte persone, sono molto colpito, anche Enzo Soggiomo, il direttore, addirittura emozionato, incapace di fare un intervento, perché sono cose che ci toccano, ma io credo che sia bello essere qua insieme adesso a ricordarci di lui e a parlarne insieme. Grazie. Quindi, Franco. Beh, direi che c'è un po' il rituale per un fratello parlare in questa occasione in cui tanti amici, colleghi, personalità anche molto importanti
per la scienza e per l'Accademia Italiana oggi ricordano Nino Salvatore a 20 anni dalla sua scomparsa. Però diciamo che Roberto è un trascinatore terribile e non ha consentito che io potessi dire no, anche se all'inizio avevo detto che io non potevo essere tra gli organizzatori, ma solo casomai un promotore, diciamo, o un enhancer. Mi fa molto piacere di questa giornata, di questo pomeriggio in cui Roberto, con la sua vivacità e con la sua classe e con la sua scienza, diciamo, ha voluto fare qui insieme con il rettore magnifico, che forse ci raggiungerà tra poco. Quindi sono un po' imbarazzato, perché quindi cerco di iniziare così con molta scioltezza, perché insomma non vorrei cadere in quella emozione che molte volte colpisce i congiunti quando si parla. E non vorrei nemmeno, quando si parla di persone molto vicine, molto care, molto che destano emozioni di tutti i tipi. Naturalmente, diciamo, non voglio cadere in questo, ma voglio ricordare qualche cosa che ha ovviamente qualcosa di più intimo, qualcosa forse che si può raccontare naturalmente, ma che diciamo può essere più pertinente alla figura che io sono rispetto a quello che potranno dire gli altri. E direi che io ricordo una cosa: quando Nino era, non mi ricordo nemmeno bene se era presente nel consiglio scientifico, nel consiglio di amministrazione di questa stazione zoologica, che si dava molto da fare al ministero, perché siccome c'era il rinnovo di questa carica per un'altra persona. A un certo punto sentì una telefonata molto arrabbiata di Nino in questo senso, perché pare che ci fossero delle notevoli resistenze dall'altra parte, fino a quando poi seppi che il ministero l'aveva chiamato e gli aveva detto, nella persona del ministro di allora, e aveva detto o diventava lui presidente della stazione zoologica oppure avrebbero chiamato altra persona, non certamente locale napoletana, ma sicuramente di altra regione o addirittura dall'estero. Bene, a questo punto tutti sanno la storia, e accettò, e penso, come anch'io studioso, sia pur marginale, diciamo che la sua vulcanica personalità di fare, di avere idee in successione, come ha già detto Roberto, come forse altri testimonieranno, lo portò a fare delle cose buone per questa stazione zoologica. Sicuramente le sue conoscenze internazionali erano già molto fervide, avendo lui per anni lavorato all'NIH a Bethesda, dove ha conosciuto decine di studiosi di alto livello, tra cui anche premi Nobel, eccetera, e lo portò a cercare di ristrutturare concettualmente e scientificamente questa stazione zoologica. L'ha detto già Roberto meglio di me, e ha dato grandi novità nelle linee scientifiche, ha cercato di darle, diciamo, in questo suo periodo, che poi è durato parecchio, perché è durato 10 anni, e quindi soprattutto ha dato impulso a quelle che erano allora chiamate le scienze a livello molecolare, e lo sono ancora oggi ovviamente, nel campo della biologia, dell'embriologia, che era un grande merito, una grande tradizione culturale di questa stazione biologica, ma anche forse nelle scienze un po' meno molecolari, come la stessa ecologia, in cui ci sono stati degli aspetti e degli studiosi che hanno iniziato proprio a lavorare in questo settore. Bene, questa diciamo risorgenza dell'ente, questa trasformazione, perché sicuramente era già una stazione dalle grandi tradizioni scientifiche e culturali, che naturalmente aveva subito poi, come succede molte volte nella storia della scienza, nella storia degli enti, e lo vediamo anche oggi, che più volte subiscono dei decadimenti e poi delle risorgenze. Nino ha catalizzato questa risorgenza, e certamente
è riuscito a fare parecchi, ha avuto riconoscimenti, diciamo, addirittura al momento della sua morte era in corso un congresso di natura, proprio di biotecnologie, se non sbaglio ambientali, che era programmato come un itinerante per tutta l'Italia meridionale, quindi una cosa che io, quando lo seppi, dissi: ma guarda un po' che cosa, diciamo, riesce a combinare quest'uomo. E poi subito dopo, per merito di Giorgio Bernardi, che è qui e credo che parlerà tra poco, ci fu un grande congresso internazionale legato alla sua attività, alla sua memoria e agli achievement, diciamo, così scientifici che egli aveva perseguito e che era anche riuscito ad ottenere. E diciamo ancora, diciamo, io lo ringrazio a Giorgio Bernardi perché mi ha voluto un po' più vicino a questa stazione zoologica, nominandomi nel consiglio scientifico dove sono stato per anni e dove forse ho continuato ad apprendere tante cose che non conoscevo proprio riguardanti le attività di mio fratello. Un ricordo particolare, permettetemi una piccola parentesi, è una persona che non c'è qui stasera, che è Marisa, è la moglie di Nino. È una persona che, forse come dicono alcuni, non c'è nessuna personalità maschile se non avvicino anche una femminile, e lei è stata proprio così, è stata veramente indispensabile per quest'uomo. Qui c'è una telefonata, non so se è tu, di Manfredi, facendo così si riesce, scusatemi. Dunque, ha sacrificato la sua attività di ricerca, dove è stata molto fruttifera, a Bethesda, diciamo, e l'ha sacrificata volutamente e non spinta da nessuno, nemmeno dal marito, per stare vicino al marito, per aiutarlo nella sua attività scientifica, umana e di società soprattutto. E quindi è stata, purtroppo, un pensiero affettuoso, io voglio darlo, fraterno, riconoscente a questa personalità umana che non tutti ne conoscono. Grazie, grazie molto. E lei non lo potrà cogliere però questo sentimento e questo pensiero, perché è da tempo in una dolorosa, grande, profonda, irreversibile situazione di fine vita. Ma noi l'abbiamo salutato. Bene, passiamo ad altro. E dicevo che Nino in questa stazione zoologica è stato anche capace di seguire i grandi esempi di Anton Dorn. Permettetemi di passare al fondatore, cioè dove, oltre che alla scienza, diciamo come era nei secoli scorsi, ma come ancora oggi io credo che sia importante mantenere una multiculturalità e una multidisciplinarità molto aperta, quindi rinnovare la sala degli affreschi, restaurarla al meglio di questi grandi artisti tedeschi che insieme a Dorn, sotto la spinta di Dorn, l'avevano affrescata, e anche creare la musica, i musici dell'acquario, un gruppo che ancora adesso il direttore è uno dei principali capogruppo dell'orchestra di San Carlo, Carmine Luino, e che, diciamo, per anni ha seguito le sorti della stazione zoologica, allietando con musica soprattutto barocca questo ente. E allora Nino poi, diciamo, lo ha detto già, diciamo, ancora una volta Roberto, e diciamo all'ENI c'era di casa, quando partiva per l'ENI era molto più contento che stare a Napoli, era di casa per molti anni, fu anche Fogartifello per un anno, che è un grosso onore per uno studioso straniero rispetto agli americani, e poi, come ho detto già, organizzò lui insieme ad alcuni altri scienziati, per esempio Howard Shackman ed altri, un meeting molti di colleghi hanno partecipato molto attivamente e sono qui per fostering questa
questa collaborazione internazionale, non solo per lunghi periodi come per un anno, due anni che i giovani andavano a studiare e a fare training all'estero, ma anche per short visit di mesi, e credo decine e decine di studiosi italiani sono lì andati e sono tornati, e non solamente certamente da Napoli. Beh, se posso passare a qualcosa di più, se me lo permetti ancora, prima di leggere quello che ha scritto Trombetti, perché Trombetti è molto dispiaciuto di non essere qui presente, era il principale invitato di Roberto da Novaro a parlare di Nino, veramente di cui era grande amico, e erano reciprocamente grandi estimatori, e quindi io mi permetterò di leggere questo. Tra l'altro, visto poi che c'è stata una improvvisazione sulla Repubblica di questa mattina, quindi questa mia lettura riguarda soprattutto quelli che non hanno letto Repubblica. Ma dicevo, volevo fare qualche episodio un poco dei rapporti di fratellanza, no? Che posso avere? Ah, ecco la diapositiva, è una vecchissima diapositiva. Ah, eccola. Che la potete inquadrare di quanto vecchia sia, dalla sua sgranatura. E questi siamo io e Nino quando eravamo piccolini, ragazzini, e naturalmente, essendo lui fratello maggiore, io minori, avevo sempre la peggio, insomma. D'altra parte potete vedere anche dalla fotografia come poteva avere la meglio, su Nino da tutti i punti di vista, no? Questa me l'ha data l'altro giorno mia sorella, perché io perdo tutto a casa, ma me la ricordo benissimo dove era stata presa, e quindi io subivo sempre la sua bossiness, no? Come dicono gli americani, da tutti i punti di vista, anche perché lui era sicuramente più bravo e più vivace come intelligenza. Bene, qualche piccola rivincita ho avuto pure io, allora dico, approfitto di questo momento per dire qualche piccola rivincita. Lui era un bravo giocatore di scacchi, già allora, poi giocava addirittura quando, negli ultimi tempi, lo ricorda anche Trombetti, giocava la notte con gli americani per l'ora di differenza di orario, faceva anche piccoli tornei con questi americani, ma allora da ragazzo eravamo in un club dove c'erano tre persone che un po' primeggiavano rispetto agli altri a scacchi. Uno ero anche io, però devo dire la verità, Nino era superiore, e anche questo professore Nigro, un caro amico, era anche lui, erano i due più bravi, io ero un terzo. Poi gli altri venivano dopo, e facemmo questo torneo. Verso la fine di questo torneo vedemmo che in realtà Nigro aveva battuto Nino Salvatore, quindi questo fatto l'aveva molto nervosito, naturalmente, perché era anche un po' irascibile Nino Salvatore. Io però riuscii a battere Giovanni Nigro, lo dico perché tanto ce lo diciamo sempre, ce lo siamo detto, riuscii a battere Giovanni Nigro, quindi l'ultima partita rimase tra me e Nino. E allora che cosa succede? Realmente c'era una grande tensione, una grande cosa, alla fine io riuscii a patteggiare, quindi vinsi il torneo e questo naturalmente lasciò un po' di turbativa, non perché non si deve rispettare la sportività, ma poi un'altra cosa era quando eravamo ragazzini, scusate che dico questa banalità, io non sono mai stato iscritto al partito fascista, voi pensate per l'età, non solo per l'età, ma perché Nino era diventato balilla e naturalmente col suo carattere forte, eccetera, esercitava, quando si metteva il cappello, gli scarponi e la divisa, esercitava anche su di me un certo potere di maggiore comando ancora di quello che voleva esercitare. Io mi potevo iscrivere, data la differenza di età, solo come figlio della lupa. Figuratevi in quell'epoca gerarchia cosa avrebbe significato questo. Io sarei stato l'ultimo dei derelitti, a subire in casa questo fatto. E allora tanto feci con mio padre che non mi iscrissi a questo figlio. Non sono mai stato figlio della lupa. Quindi poi mi sono sempre vantato nel futuro, quando da ragazzo facevo il socialistoide, eccetera, e naturalmente ero un forte antifascista,
mi sono molto pregiato di questo fatto che non ero mai stato figlio da lupo, quindi indirettamente, come dite, ho avuto merito di Nino. Questo, scusate queste piccole cose, ma era anche per distendere un po' l'atmosfera che dico questo. Allora vorrei, se mi permettete, leggere questa frase di Roberto Di Lauro, che è stato anche lui, dopo Giorgio Bernardi, un successore alla presidenza della stazione zoologica, e lui dice: Nino Salvatore ha rivoluzionato la stazione zoologica e l'ha traghettata in un momento di grandi difficoltà, come ha detto già Roberto, senza mai perdere di vista l'ambizione di farne un ente moderno per guardare, che guardasse al futuro. Devo a lui la grande opportunità di poter contribuire alla sua opera di trasformare un ente con una storia gloriosa in una istituzione di riferimento nel panorama della ricerca italiana. E colgo l'occasione, continua, per congratularmi per l'attuale gestione dell'ente, che vedo sempre presente nel dibattito della ricerca scientifica a livello cittadino, regionale, nazionale ed internazionale, per merito dell'attuale presidente, in accordo con le sue molteplici valenze. Per chiudere, vorrei terminare, se mi permettete, con una frase di Charles-Louis de Montesquieu, no? Che alcuni secoli fa affermava che per alcuni individui era valido questa importante assunzione: alcuni uomini sono una successione di idee che non si vorrebbe interrompere mai. E questo certamente, io penso, si possa dire per Nino Salvatore. Grazie. Grazie a te, Franco. Devi assolutamente, anche poi possiamo anche farlo subito e poi partiamo. Nel frattempo, magari vediamo se ci raggiunge anche il Magnifico, e se no lo invitiamo a parlare appena arriva. E lui ha richiamato e richiamato, adesso ci stiamo un po' rincorrendo. Così, però. Sono in macchina, dice l'ultimo messaggio. Va bene. Allora, nel frattempo, leggo Prometti. Sono trascorsi 20 anni dalla morte di Nino Salvatore, eppure sembra ieri. Genio, frenetico dinamismo, enorme umanità, queste le tracce impresse nella memoria, il suo ricordo in tanti di noi ancora vivissimo, in generazioni di studenti, in generazioni di studiosi di area medica. Fu un precursore assoluto dell'importanza dello sviluppo dei rapporti internazionali, impose in Europa il suo modello di corso di studi in medicina e chirurgia grazie ad una personalità carismatica ed anche alla straordinaria capacità di persuasione. Il mio intervento è soltanto una testimonianza di sensazioni, di emozioni provate avendolo frequentato. È difficile spiegare chi sia stato Nino Salvatore, che cosa sia stato per il mondo della cultura, per l'università e anche per la città. Certamente fu uno di quei personaggi che, una volta incrociati, restano indelebili nella memoria, i cui comportamenti, rapidamente avvolti dalla lune della leggenda, vengono tramandati per tradizione orale da chi ne è stato spettatore protagonista e da chi dice di esserlo stato. Chiunque lo abbia conosciuto, c'è un episodio da raccontare, magari anche solo per poter dire: c'ero anch'io. Raffinato appassionato di musica classica, innamorato del mare che solcava con una scalcagnata barchetta, capace di immaginare, d'altro canto, visionarie politiche della ricerca, come di divertirsi per ore con i giochi tecnologici con l'entusiasmo da un bambino e con i bambini. Il disordine attivo, bella questa frase, caratterizzava ogni attimo della sua vita, trascinandovi anche chi gli stava accanto. Un modo di vivere estremo, senza risparmio. Devo parlarti, diceva. Ci possiamo vedere a casa mia verso l'una? Una frase normale, tranne che l'una era luna di notte. C'è un coro che lo conosce. Perché Nino non dormiva mai. Le notti trascorse a casa sua a parlare di tutto e del contrario di tutto per amici ed allievi sono indimenticabili. Dai fatti concreti ai sogni, dai sogni ai fatti concreti. Magari mentre giocava a scacchi via internet con un avversario americano. Qui c'è l'ingegnere Guarracino che
poi dopo che la sua morte, scusate questa digressione, ha organizzato un torneo di scacchi tramite l'aiuto del sindaco del Castello Angioini, dove Karpov fece una simultanea con 25, in onore di Nino, con 25 scacchisti napoletani, e tre patteggiarono anche, al quale una sorta di incantatore, dice Trombetti, irresistibile, un affabulatore anche, al quale finivi con il credere anche quando mentiva con ironica spudoratezza. La sua era una intelligenza versatile, eccolo, ha detto spesso, Nino fu un uomo esagerato, esagerato nell'intelligenza, nella generosità, nella vis polemica, nella fantasia, che usava in modo anche spregiudicato, magari soltanto per prevalere nei confronti dialettici, insomma esagerato e basta. Al bar o al ristorante con lui era impossibile pagare, in una discussione era impossibile spuntarla, sottile utente dell'ironia e dell'autoironia. Tempo fa presi a prestito un'immagine, dice sempre Trombetti, che Lucio Lombardo Radice usò ricordando Renato Cacciopoli, la testimonianza del suo essere in tanti e tanti campi resta affidata ai suoi amici. Cacciopoli, come tutti sapete, era un grande matematico napoletano, che hanno fatto libri, un film anche molto bello, che gli furono compagni nelle passeggiate napoletane, negli interminabili viaggi verso il termine della notte, uno me lo ricordo anche io. E in effetti vi sono elementi comuni tra Renato Cacciopoli e Nino Salvatore, pur essendo peraltro protagonisti molto diversi nella vita partenopea: introverso, malinconico, pessimista l'uno, estroverso, esuberante ed ottimista l'altro. Entrambi aborrivano monotonia e mediocrità. Avevano un amore profondo per la musica e più in generale per la cultura. Lombardo Radice ancora, dice Trombetti, Renato era per un verso l'uomo più cosmopolita, o meglio più europeo che io abbia conosciuto, la vita francese, la civiltà mitteleuropea, la storia e la cultura russe erano sangue del suo sangue, eppure per un altro verso Renato Cacciopoli era napoletano. Per chi lo ha conosciuto è difficile pensare Napoli senza Cacciopoli, così come non si riusciva a immaginare Cacciopoli senza Napoli. Un paragone veramente molto bello. Anche Nino Salvatore era cittadino del mondo, di casa Leniaec di Bethesda, eppure legato indissolubilmente alla sua bella casa di Santa Lucia. Egli aveva un rapporto viscerale con Napoli, i suoi quartieri e la sua gente. E qui finisce Trombetti. Questo lo portava ad affascinare le persone comuni. E come nel caso di Cacciopoli è proprio alla gente comune, ai tassisti, ai barcaioli, ai pizzaioli, ai librai, ai dipendenti pubblici, ai medici generici, che resta affidato vivissimo il ricordo di un uomo che con le sue irripetibili sensibilità e generosità si è fatto leggenda. Grazie. Grazie Franco, grazie Guido, e io anch'io ho i saluti del professor Chieffi, che purtroppo anche lui è impossibilitato a partecipare e ha dei ricordi bellissimi, vivissimi, che mi ha raccontato, e anche una piccola nota del professor Zucchino che magari posso leggere successivamente. Vorrei dare subito il palco agli interventi. Partiamo come la scaletta da Salvatore Aloi, professore emerito patologia generale dell'Università Federico II. Professore, venga, se vuole. Sì, sul palco, sì. Grazie, buonasera, io sono il dottor Aloi, molti di voi mi conoscono. Io veramente ho difficoltà a commemorare Nino. Certo, la commemorazione è un fatto, diciamo, quasi canonico per queste ricorrenze, 10 anni, 20 anni, 25 anni, ma per gente come noi, come me, ma come Edoardo, come Giancarlo, come Guido, come facciamo a commemorare Nino? Nino è con noi ancora ogni giorno, in un ricordo, in un gesto. Non passa
doppia giornata che Guido Rossi non entra nel mio studio con un pezzo di carta in mano e mi legge un episodio, diciamo, in cui la straordinaria personalità di Nino ha avuto un ruolo fondamentale. Ho sentito dire da molti, soprattutto dagli amici americani, che Nino ha toccato nel corso della sua vita molte vite, però non tutte le vite sono state toccate allo stesso modo. Se faccio l'esempio da me, ma credo che Guido, Giancarlo, Edoardo, Roberto, Peppe Palumbo possano dire la stessa cosa. Lui ci ha plasmato, ci ha formato, ci ha indirizzato, quindi nel bene e nel male, naturalmente con risultati diversi, ognuno di noi ha la sua personalità e ha fatto bene o male a seconda dei casi. Perché ho cercato di raccogliere questi ricordi di Bethesda? Perché io, come forse Guido e Giancarlo, abbiamo avuto la fortuna di trascorrere ben un anno all'NIH con Nino. E Nino all'NIH era tutta un'altra cosa rispetto a Napoli, perché era molto più sereno, molto più tranquillo, molto più, diciamo, propenso a fare le cose che gli facevano piacere oltre a quelle che doveva fare per il suo lavoro. E quindi ho pensato che questo fosse un elemento importante, perché la mia presenza all'NIH, come per taluni di noi, ha condizionato la mia vita. Io non volevo fare ricercatore, però Nino, con lo stimolo e con l'incoraggiamento, mi ha fatto andare all'NIH, poi gli sono scappato dalle mani, perché ho passato più di 15 anni all'NIH. Non col suo entusiasmo, certo lui non era proprio contento, però me lo lasciava fare, perché pensava che questo fosse importante anche per lui. Posso avere la diapositiva successiva? Questi qua sono delle scenette familiari, non aspettatevi grandi cose. Ecco, questa è un'immagine che i bethesdiani, come mi ricordano, credo che sia diciamo prototipica dell'area di Washington, è la fioritura dei ciliegi. Questa nella zona vicina a Bethesda, a Kensington. Ma a me piace farvi vedere questa fotografia che potete immaginare di qualche anno fa, cioè del 71, soprattutto perché qui c'è Marisa. Marisa che Franco ha voluto ricordare. Qui perlomeno la vediamo fisicamente. Io sono forse un po' imbarazzato a presentare queste immagini, perché a Nino, come molti sanno, non piaceva essere fotografato. E io penso che forse lui mi rimprovererebbe per questo, purtroppo non lo può fare. Ma vedete, in questa immagine Nino, quando si sente fotografato, fa subito qualche altra cosa, sta lui stesso fotografando qualcun altro. E forse riconoscerete Guido Rossi sulla sinistra, quel giovane bruno quasi africano sarei io. Nino amava i bambini, e era il grande amico. Nino era il grande amico di mio figlio Gigi, questo piccolino che sta qui sempre in occasione della festa del Cherry Blossom, e qua gioca con delle ragazzine che in occasione di questo festival, diciamo, organizzavano dei tavolini con dei rinfreschi estemporanei, bibite e cose varie. Ma quella che a me piace di più è questa immagine in cui lui fotografa mio figlio, e io l'ho considerata sempre come una specie di infusione di intelligenza. Difatti credo che mio figlio abbia un po' più intelligenza, un po' più cervello di me, e se n'è andato. Grazie a Zionino, grazie a tutti quanti. Grazie, veramente toccanti, bellissime, bellissime immagini, è un bellissimo ricordo. Chiedo quindi a Giorgio Bernardi, già presidente della stazione zoologica, quindi presidente emerito, che Franco ha ricordato in numerosi passaggi, di portarci il suo saluto a Nino, per come hai avuto modo anche tu di ricordarlo. Evidentemente ho accettato con grandissimo piacere di partecipare a questa riunione. Voglio ricordare che io ho conosciuto Nino a Bethesda nell'81
e in quel periodo lì ci siamo frequentati moltissimo, perché siamo stati tutto un anno insieme, noi, le nostre mogli, ci vedevamo continuamente, eravamo continuamente a cena. E in quel periodo veramente ho apprezzato una persona straordinaria, perché accanto all'intelligenza evidente aveva una capacità di convincere gli altri, di stabilire amicizie. Era la persona senz'altro più popolare all'NIH. Tutti eravamo Fogarty Scholars, quindi c'eravamo, non lo so, almeno una decina di persone che venivano da diversi paesi, i quali si comportavano in un modo, diciamo, normale. Lui era quello che stabiliva realmente il contatto tra i Fogarty Scholars e in realtà gli studiosi americani che erano proprio stabiliti lì all'NIH da anni e anni, tipo Gary Felsenfeld e molti altri. Quello è stato un periodo veramente molto molto interessante, e mi ricordo che abbiamo parlato a quell'epoca della stazione zoologica per una ragione molto semplice, che io ero stato invitato da Alberto Monroy, allora parliamo del 76, a far parte del consiglio scientifico della stazione zoologica, ed è stato un periodo che mi è piaciuto moltissimo, per tra l'altro la prima volta che c'è stata la seduta del consiglio scientifico a cui io ho partecipato nella sala degli affreschi, per me è stato veramente un'impressione indimenticabile, perché non mi aspettavo mai in un istituto di ricerca di vedere la bellezza degli affreschi. E c'è stato questo periodo di 5 anni che è terminato piuttosto male, perché ad un certo punto io non ho avuto più notizie della stazione zoologica, e c'è stato un periodo veramente, quello successivo ai 5 anni di Monroy, in cui la stazione veramente non si sapeva più che quale sarebbe stato il suo destino, finché giustamente Nino Salvatore ha ripreso veramente la stazione in mano e ha potuto rilanciarla in un modo che è veramente incredibile, nel senso che non soltanto è riuscito a stabilizzare anche finanziariamente l'istituzione, ma soprattutto è riuscito a dargli un tono internazionale, costituendo un consiglio scientifico che è durato evidentemente tutta la durata del suo mandato di presidente, cioè durante 10 anni, un consiglio scientifico di studiosi di reputazione veramente internazionale, e questo ha cambiato veramente la stazione. Direi che il contributo principale di Nino è stato veramente questo, di trasformare una istituzione gloriosa nel passato, che purtroppo dopo Monroy era caduta veramente, non si sapeva più cosa faceva, in un qualcosa che riviveva, che faceva delle ricerche veramente importanti e, ripeto, era tornata sulla scena internazionale. Questo non era qualcosa che chiunque avrebbe potuto fare, soltanto uno che aveva la grande esperienza che lui aveva avuto negli Stati Uniti poteva farlo, ma avendo evidentemente l'intelligenza e il carattere di Nino, il che non tutti hanno evidentemente. Quindi c'è stato questo periodo veramente importante in cui la stazione è ripartita, e ad un certo punto, e io ho seguito moltissimo questo periodo perché sono stato nel consiglio scientifico durante i 10 anni in cui Nino è stato presidente, quindi ho seguito regolarmente i progressi che sono stati fatti durante questo periodo. E ad un certo punto Nino si convinse che anche l'evoluzione doveva avere la sua parte alla stazione zoologica, e quindi ottenne per me, che stavo proprio prendendo terminavo il mio mandato al CNRS in Francia, un posto di esperto del CNR. E poco dopo successe invece quello che è successo, cioè la sua disparizione improvvisa, assolutamente tragica, perché nessuno si aspettava qualcosa del genere. C'è stato qualcosa che forse diversi di voi ricorderanno, cioè lui aveva lanciato un qualcosa di assolutamente unico, un meeting internazionale che avrebbe girato praticamente tutto il sud Italia,
All'inizio era addirittura programmato su Battelli, poi dopo ci siamo cambiati, la cosa non era possibile, quindi è stata fatta in autobus, e questo è successo subito dopo la sua sparizione. E quindi successivamente io gli ho succeduto, e per me è stato un piacere, ma soprattutto un dovere di riconoscere quello che Nino aveva contribuito. E quindi istituì delle Salvatore Lectures, ogni anno ce n'era una, e evidentemente non sono stato il solo a lanciare questa operazione, e abbiamo avuto dei ricercatori veramente di fama internazionale che sono venuti regolarmente alla stazione e hanno contribuito anche loro evidentemente al progresso della stazione. Quindi per me è un momento particolare questo di oggi, ricordare una persona che è riuscita a fare delle cose che veramente erano impossibili quando lui ha preso le redini della stazione. Non voglio però dimenticare una cosa, che durante il periodo, i 10 anni della presidenza di Nino e i 10 anni della presidenza mia, c'è stato qualcuno come Lucio Cariello che è stato veramente importantissimo per realizzare le cose che erano dettate dalle iniziative di Nino e successivamente dalle mie iniziative. Senza di lui non credo che le cose sarebbero andate nello stesso modo, perché occorreva qualcuno che fosse veramente capace di realizzarle. Quindi mi fa piacere in questo momento di collegare il nome di Nino a quello di Lucio Cariello. E ringrazio tutti per aver sentito qualcosa di più che improvvisato, ma penso che sia corretto di parlare in questo modo di Nino. Non si può parlare in un modo formale, tutto strutturato e ben organizzato. Si deve parlare come uno si sente di parlare. Allora ringrazio tutti quanti per aver sentito queste poche parole, e naturalmente questa attività che c'è stata non sarà mai dimenticata dalla stazione, questo è chiaro. Grazie Giorgio per le parole, per la commozione, resta con noi. E invito Luigi Califano, presidente scuola di medicina e chirurgia dell'Università Federico II. Luigi è appena arrivato. Eccoci. Come si va? Guarda, c'è anche il tasto con questo se lo vuoi spostare. Se invece serve il puntatore. Allora, buonasera a tutti. Per me è un grandissimo onore essere qui a ricordare a 20 anni dalla scomparsa la figura del professore Gaetano Salvatore. È un grandissimo onore farlo in qualità di presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli. Faccio questo compito anche con un pizzico di emozione, anzi con una grande emozione, perché la figura del professore Gaetano Salvatore, Nino per molti e zio Nino per me, è una figura che storicamente è sempre stata legata con grande affetto alla figura di mio nonno. Nino Salvatore era legato da un profondo affetto nei confronti di mio nonno, affetto che era completamente ricambiato, un affetto che oggi forse è difficile da spiegare, ma era un affetto completo, un affetto reale, un affetto sincero. E Nino Salvatore è stato ampiamente ricambiato da tutta la nostra famiglia con un affetto di quelli che oggi è impossibile trovare. Nell'archivio della mia famiglia ho trovato alcune immagini di alcuni viaggi fatti da Nino Salvatore e da Marisa con i miei nonni, sia negli Stati Uniti che in Europa. E questi erano alcuni momenti in cui loro viaggiavano per il mondo per motivi di lavoro, ma anche per motivi legati a rapporti estremamente familiari. Nino Salvatore ha avuto un ruolo fondamentale anche nella mia vita professionale e anche nella mia vita privata. È stato, per intenderci, il presidente della commissione della mia laurea in medicina e chirurgia ed è stato anche il testimone di nozze al mio matrimonio.
Nell'archivio della mia famiglia ho trovato alcune immagini che ho portato, che mi sembrava di onorare il suo ricordo, ma di onorare anche il posto dove siamo. Questa è una fotografia di Rinaldo Dorn. Rinaldo Dorn era il terzogenito di Anton Dorn e successe al padre alla direzione di quest'ente. E questa è una fotografia con la dedica a mio nonno che io conservo gelosamente nel mio studio. Questa invece è la fotografia di Roche. Nino Salvatore frequentò Parigi, frequentò Roche, e con lui rimase particolarmente affezionato, e questa è un'immagine che ritrae il professore Roche. Ma la figura di Nino Salvatore è fortemente legata alla storia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli. Nel 1965 iniziarono i lavori di ristrutturazione di costruzione del nuovo policlinico, che doveva nascere nella zona collinare di questa città. Nel 1972 furono consegnati i lavori e vedete in questa immagine la torre biologica, che era la sede principale dove Nino Salvatore svolse gran parte della sua attività di ricerca, indirizzando tanti studiosi nella fisiopatologia della tiroide. E qua vedete alcune immagini del nostro policlinico. Nella nuova struttura, quindi, dell'Università di Napoli si trasferì quello che allora era la seconda facoltà dell'allora unica Università di Napoli, e questo è il verbale del primo consiglio di facoltà che si fece nel 1972. 14 professori costituirono l'allora facoltà e il professore Salvatore era già uno dei componenti di questo nuovo consiglio di facoltà. Successivamente nel 1981 fu eletto preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e in quella data la facoltà era composta da 96 professori. Il professore Salvatore è stato il preside di questa facoltà dall'81 e dal 93, caratterizzando una grande vivacità e un grande ingegno sia scientifico, sia didattico, sia di ricerca. Vi era entusiasmo, vi era voglia di crescere, vi era voglia di imparare. Nino Salvatore fece sì che la nostra facoltà crebbe molto. In quegli anni, durante la sua presidenza, la facoltà contava 400 ricercatori, 150 professori associati, 130 professori ordinari. Nino Salvatore intuì subito l'importanza dell'applicazione della 382, la più grande riforma del sistema universitario dal dopoguerra. Il sistema universitario era fermo al 1931. Il decreto della 382 rivoluzionò completamente il sistema universitario e lui lo capì l'importanza all'istante, tanto che capì l'importanza di creare i dipartimenti, e il primo dipartimento dell'Ateneo fu proprio il dipartimento di biologia e patologia cellulare e molecolare. Ma lui diede un impulso importante anche non solo all'organizzazione, ma anche alla didattica. Voglio ricordare che con l'istituzione dei consigli di corso di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, lui sviluppò una collaborazione importante con il professore Rinaldi e con il professore Valletta. E fu uno degli artefici, se non l'artefice principale, in qualità di membro di una commissione ministeriale, a fare la revisione e la riforma dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina con l'applicazione della cosiddetta tabella 18, che iniziò una serie di innovazioni sperimentali, i corsi semestrali, il piano di studio innovativo, gli esami integrati, il tutorato, la didattica a piccoli gruppi, l'insegnamento integrato. Non solo, ma contestualmente sviluppò una riforma, l'applicazione della riforma delle scuole di specializzazione. Insomma, erano anni bellissimi per la nostra facoltà. Non solo, ma dalla nostra facoltà iniziarono a partire una serie di nuclei di professori che costituirono altre facoltà. Nacque la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro nell'82, dove si trasferirono diversi professori della nostra facoltà, così come un piccolo nucleo di professori della nostra facoltà andarono a costituire il comitato ordinatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine. Ma al termine della presidenza del professore Salvatore, il consiglio di facoltà era enormemente cresciuto, era completamente cambiato il panorama della nostra facoltà. Lui incentivò moltissimo gli scambi internazionali. Ricordo che tanti colleghi, tanti giovani in quel periodo ebbero la possibilità di frequentare l'NIH di Bethesda, così come tanti ebbero la possibilità di entrare nel programma di scambi di Erasmus. Tutto questo fece crescere la vitalità della nostra facoltà, fece crescere tante generazioni, non solo di ricercatori, ma anche di medici e di chirurghi.
noi l'abbiamo onorato, abbiamo ricordato la sua presenza. Voi vedete la nostra aula magna, la vecchia aula magna della nostra facoltà, come era all'epoca del professore Salvatore, e questo in basso a destra vedete la nuova aula magna che, grazie agli sforzi che ha fatto il nostro rettore, recentemente è stata ristrutturata e porta il nome di Gaetano Salvatore. Vi dicevo che erano anni molto belli per la nostra facoltà. Pensate che quotidianamente, se non quotidianamente quasi, uscivano degli articoli su tutti i giornali italiani dove si parlava di questa facoltà di medicina e chirurgia, dove si era creato un piccolo miracolo napoletano, un piccolo miracolo napoletano dove questo policlinico aveva avuto una valenza europea, e questo piccolo miracolo napoletano portava un nome e un cognome, quello di Gaetano Salvatore. Poi il 25 giugno del 1997, al ritorno da un'audizione che lui ebbe alla Camera dei Deputati sul problema delle biotecnologie, lui ci lasciò. E in quell'occasione la comunità europea mondiale, ma sicuramente la comunità scientifica della nostra facoltà, persero un punto di riferimento, e in tanti persero una persona che amavano profondamente. Grazie. Grazie veramente, Luigi, toccante. E continuerei subito con Edoardo Consiglio, professore emerito di patologia generale, Università sempre di Napoli, Federico II. Professore, che ci racconta? Beh, non è facile per me parlare di Nino anche dopo 20 anni. Vi confesso che anche in questa occasione sono non poco emozionato. Nino per me fu un fratello più che un amico. E ho trovato difficoltà a fare degli appunti per di che cosa parlare di Nino. Ci sono troppe cose, troppi ricordi di Nino che si accavallano l'uno sull'altro, per cui riesce difficile poi puntualizzare esattamente quello che è stato per me Nino Salvatore. Allora mi sono fatto un piccolo appunto che leggerò. Collaborando negli anni della presidenza di Nino all'attuazione di molte attività, ho avuto l'opportunità di seguire da vicino la trasformazione della stazione zoologica. Un'istituzione scientifica internazionale divenne una fabbrica di idee che trasformò la stazione zoologica in un punto di riferimento culturale non solo per la città, ma anche per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Nino era un mediolanista convinto. Egli riteneva che le attività scientifiche avrebbero dovuto avere un maggiore sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, rappresentando queste occasioni per la crescita non solo culturale, ma anche economica del Paese. Nacque così l'idea di fare un programma di ampio respiro scientifico, culturale ed economico, il progetto nazionale Igiene dell'Uomo, che aveva come obiettivo la creazione di una rete di centri di ricerca in differenti province del Mezzogiorno. Questo sogno è stato realizzato, purtroppo solo dopo la scomparsa di Nino, con la creazione del centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino, oggi curato con grande efficienza ed amore da Ortensio Zecchino, grande amico di Nino. Ma parlando della stazione zoologica, possiamo dire che Nino fu un presidente rivoluzionario per le numerose iniziative che mise in atto, ma credo di poter affermare anche particolarmente atipico. Egli non partecipava alla vita dell'ente solo come presidente, ma prendeva parte alla vita quotidiana degli uomini e delle donne che vi operavano, riconoscendosi come parte integrante della famiglia della stazione zoologica. Di tutti conosceva tutto e con essi condivideva sia i momenti di gioia che quelli di dolore. Due episodi per me sono ancora oggi rivelatori dei sentimenti che profondamente coinvolgevano Nino con la vita della stazione zoologica. Il primo fu il drammatico naufragio della barca Posillipo avvenuta nel 1989. Ricordando quei momenti, Nino me ne parlò, lo ricordo ancora, in treno di ritorno da Roma, con un senso di grande tristezza e rammarico, ancora dopo anni, per il mancato salvataggio di tutto l'equipaggio.
ricordava, come si ricordano le persone molto care, tutti, uno per uno, quelli che furono coinvolti in quella tragedia. Il secondo episodio si ripeteva ogni anno, era rappresentato dalla festa dell'albero di Natale. Nino vi partecipava sempre, insieme alla cara Marisa, non per rappresentare formalmente il presidente delle istituzioni, ma come uno tra i tanti membri della famiglia della stazione zoologica. Era per lui l'occasione questa per approfondire la conoscenza, forse anche per meglio valutare non solo chi faceva parte della stazione zoologica, ma anche le loro famiglie. Per Mimì, Nino era un uomo non comune, con una grande umanità che, per chi non lo conosceva bene, era mascherata dalla forte sua personalità. Grazie. E allora è il momento, Tullio. Vedo Tullio Pozzan, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR. A portarci già il direttore. Buongiorno a tutti. Io sono un po' imbarazzato perché non sono né napoletano d'adozione, e però mi piacerebbe esserlo. Mi piacerebbe poter dire, scomodo qui una frase storica, ma spero che mi perdoniate, chi disse un giorno mi piacerebbe essere berlinese, a me piacerebbe essere napoletano. Nino Salvatore, non ho mai osato chiamarlo Nino, l'ho conosciuto che era un ragazzino, avevo nel 73-74, ero appena laureato, e nella mia vita l'ho sempre chiamato professore. Ma da quando è morto, per me è Nino, e non è professor Gaetano Salvatore, rimane solo Nino. E ho avuto tante volte la possibilità di incontrarlo ai congressi, e quello che mi impressionava era sempre la straordinaria lucidità e acutezza nel identificare il punto centrale di un talk. Molto spesso lo vedevi che era lì che chiacchierava con il vicino, forse pensavo che non badasse a quello che veniva detto. Finiva il talk, rialzava la manina e faceva la domanda centrale e centrava il problema, l'essenza del... ed era una cosa straordinaria. E lo ricordo insieme a sua moglie, in uno dei più bei meeting scientifici a cui abbia mai partecipato, al Quisisana di Capri, sul bordo della piscina, a chiacchierare amabilmente con me. Ma forse vorrei ricordare un episodio che forse descrive, o perlomeno che a me lo rende carissimo nella memoria. Era 75-76, credo. Lui era molto amico di noi padovani, soprattutto di Licio Azzone e di tutti gli altri che con me portano i loro saluti alla famiglia, agli amici, eccetera. E ovviamente i boss avevano parlato di scienza, probabilmente di politica universitaria, eccetera, eccetera. E alla fine Azzone mi chiese: può accompagnare il professor Salvatore in stazione? Allora io avevo la mia macchinetta, avevo una Diane rossa, non potevo permettermi di più. E ho accompagnato Nino in stazione, e lungo il percorso mi fa: Aguaglio. E da quella volta mi ha sempre chiamato Aguaglio. Aguaglio, ma tu che posizione hai? Ah, dico, sa professore, sono stato molto fortunato, perché io appena laureato ho partecipato a un concorso, ero idoneo, e mi hanno chiamato, quindi sono diventato subito di ruolo. Ah, fa lui, e allora sei già in cattedra. Io speravo che non portasse scalogna, ma in effetti mi ha portato una grandissima fortuna. Ecco, quindi i saluti di tutta la comunità padovana a cui lui era legatissimo, i saluti del CNR, lui ha svolto, come già è stato ricordato tantissimi, un ruolo molto importante nel CNR, in cui oggi mi trovo a svolgere il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, e un saluto agli amici
napoletani, sperando di poter un giorno dire: sono napoletano anch'io. Grazie. Grazie. Sì, queste persone poi ti fanno sentire sempre un po' voglia di essere qualcosa di più, no? Ti stimolano al meglio. Allora io invito subito a parlare Guido Rossi, professore emerito di patologia generale, sempre all'Università Federico II. Guido, grazie tanto per essere con noi. Anche io, come tutti quelli che mi hanno preceduto, provo sempre un senso di profonda emozione quando devo parlare di Nino Salvatore, e anche perché sono stato, credo, una delle persone che negli ultimi 15-16 anni della sua vita sono stato più vicino a Nino da quando nel 1981 fu nominato preside ed io sono stato il suo primo segretario di facoltà. E allora non voglio ridurre ad una dimensione puramente episodica e aneddotica la mia lunga consuetudine con Nino, tranne forse voglio ricordare che Nino mi fu molto vicino in un momento in cui ebbi gravi problemi di salute. Voglio invece ricordare Nino con una metafora che è stata usata nel decennale della sua scomparsa da un suo grande amico americano, Jesse Roth, che disse che Nino gettava ponti. Oggi i pontieri sono di grande moda, ma i pontieri politici sono di un'altra pasta. Loro cercano di collegare vecchie strade disastrate, mentre Nino invece gettava ponti per raggiungere nuovi territori. E così Nino lanciò quello straordinario programma che è stato più volte ricordato, di collaborazione con l'NIH, che ha permesso a generazioni di studenti di aprirsi a dimensioni internazionali. E così Nino pensò che la patologia generale non poteva esterirsi nel suo ambito, ma doveva aprirsi verso nuove discipline, e assieme a Aldo Pinchera fondò quell'associazione, l'ETA, l'European Thyroid Association, che per decenni ha rappresentato un fecondo terreno di connubio fra patologi generali ed endocrinologi clinici. Ed anche Nino lanciò ponti verso la bioetica. È stato ricordato già, ma non posso non ricordarlo di nuovo, come l'ultimo impegno politico di Nino fosse stato quello di presenziare un'audizione alla Camera su problemi relativi alle biotecnologie. Di tante altre cose vorrei parlare, però in questa sede voglio invece parlare di quella che io ho sempre considerato una delle principali doti di Nino, ossia l'amore per la musica. Nino, proprio nella stazione zoologica, ricostituì quel felice incontro fra scienza ed arte che era stata una delle caratteristiche principali della stazione zoologica nell'Ottocento, con i restauri degli affreschi di Fanmarie e con la creazione del gruppo dei musici dell'acquario. In occasione della commemorazione di Nino, nel 60° della sua morte, dissi che mi sembrava di aver colto nel suo amore. Nino era soprattutto un grande amante della musica barocca e soprattutto di Vivaldi. E dissi che mi sembrava di aver colto nella passione di Nino per la musica di Vivaldi una chiave di lettura della sua personalità. Ricordo infatti nei titoli delle opere di Vivaldi termini come estro, armonia, invenzione, stravaganza, cimento, che nell'udensieme, come scriveva uno storico della musica, Massimo Mila, sembrano alludere ad una personale concezione dell'arte musicale fondata su un doppio ordine di elementi, la fantasia e il sapere musicale. Fantasia e sapere. Due termini che descrivono in modo inconfondibile la personalità di Nino. Omero, per descrivere la personalità di Ulisse e soprattutto, come dicono i suoi commentatori, per mettere in risalto l'ampiezza e la varietà delle sue doti intellettuali, usò un termine, poliprotos.
termine che non ha corrispondenza in italiano e che molti traduttori hanno cercato di tradurre nelle maniere più strane, più svariate, ma forse quello che più si avvicina al suo significato originale è stato l'ormai dimenticato Pindemonte, che tradusse con uomo dal multiforme ingegno. A me sembra, dall'insieme di tutte le testimonianze che sono state oggi portate, che hanno ricordato la straordinaria varietà degli interessi e delle attività di Nino, che questo termine si adatte più di ogni altro alla sua personalità, e spero di aver dato anche io un piccolo contributo alla memoria di quest'uomo dal multiforme ingegno. Sicuramente, sicuramente così. E chiedo allora a Giancarlo Vecchio, professore emerito di patologia generale all'Università di Napoli, sempre di portarci il suo contributo. Grazie per essere qua con noi, Giancarlo. Davanti con questo qui? Oppure con la tastiera? Grazie. Buonasera a tutti, anch'io ho trascorso una vita insieme a Nino Salvatore, molte delle cose che dirò sono state già dette da amici e colleghi. Mi piace ricordare qui quelli che sono stati gli ispiratori innanzitutto di Nino Salvatore, cioè in primis Luigi Califano, che è stato già menzionato da suo nipote Luigi Califano, Gian Roche, che è stato poi rettore alla Sorbona e con cui è cominciata la collaborazione e con cui è nata la passione di Nino Salvatore, che poi ha portato avanti negli anni, nella sua vita scientifica, che ha trasmesso come un virus a parecchi di noi. Ed Roll, personaggio molto importante dell'NIH, all'epoca in cui Nino Salvatore è andato a Bethesda per la prima volta, Ed Roll era il direttore del laboratorio della Clinical Endocrinology Branch e poi è stato a Napoli in moltissime occasioni. Nino, è stato già detto, è stata a Bethesda in molte occasioni. Roll nel frattempo è diventato anche direttore scientifico dell'NIH. Jack Robbins, che vediamo qui in uno dei suoi viaggi in Sud Italia, prima a Napoli e poi in Sicilia, e era il capo della Clinical Endocrinology Branch al momento in cui Nino e poi successivamente io siamo arrivati a Bethesda all'NIH. Allora, Shachman, con cui Nino ha avuto un rapporto straordinario, anche se non ha collaborato con lui, ma ha avuto una intensa amicizia e un intenso scambio di interessi comuni, tra cui il fatto che si sono trovati, come diceva poco fa Bernardi, come Fogarty Scholar contemporaneamente all'NIH e hanno organizzato un convegno scientifico di grande rilievo. Ma Nino ha avuto confini ancora più ampi. Lui, qualsiasi persona conosceva, entrava immediatamente nella sua orbita, lui attraeva personaggi come Arthur Kornberg, premio Nobel per la medicina, che scrive in una dedica a Marisa, alla scomparsa di Nino: avverto la scomparsa di un amico e di un grande uomo, i suoi doni alla scienza e agli scienziati hanno ispirato questa conferenza e rimarranno una delle sue molteplici testimonianze. Allievi ne ha avuti moltissimi. Qui ho riportato questa copertina di Tempo Medico dove ci sono alcuni degli allievi, alcuni riconoscibili, altri irriconoscibili. E c'è poi una copertina di Tempo Medico che era stata dedicata al maestro di Nino, cioè a Califano. Vedete che dietro la testa di Califano ci sono i follicoli della ghiandola tiroide. Ma mi piace ricordare
l'articolista di quell'articolo su Tempo Medico a febbraio dell'82, che così volle. Ci sono due vulcani, uno è il Vesuvio, l'altro è il professor Salvatore, si estinguono essenzialmente per l'attività nel primo e fortunatamente saltuario, nel secondo sempre fortunatamente continua. Gli anni dell'NIH sono stati ricordati da Totò, da Giorgio Bernardi. Mi piace ricordare questo grosso contributo che organizzò appunto insieme con Howard Schachman come Fogarty Scholar. Quelli che sono stati all'NIH si ricordano che allora, adesso non più purtroppo, ma allora i Fogarty Scholar avevano una dimora preferenziale, addirittura potevano vivere, all'epoca di Nino dormivano e mangiavano al Fogarty International Center, il Building 16. Poi dopo, quando è venuto Varmus, ha detto che questi Fogarty Scholar facevano perdere tempo, perdevano tempo, e non li voleva più rinchiudere in una casa così, ma voleva che i Fogarty Scholar andassero a lavorare nel laboratorio. E questa è la copertina del meeting scientifico organizzato da Nino e da Schachman. Questo l'ha ricordato appena poco fa Guido Rossi, come Jesse Roth ha interpretato il lavoro di Nino, i ponti che lui ha messo tra l'Italia e gli Stati Uniti, l'Italia e la Francia, l'Italia e l'Inghilterra, l'Italia e Israele. Ne ha fatti moltissimi, facendo delle collaborazioni scientifiche e utilizzandoli poi per gli scambi internazionali di giovani e meno giovani ricercatori. In un periodo in cui la gente pensa a costruire muri, penso che questo sia stato un antesignano di una grande visione. Poi alcune delle grandi opere che ha fatto Nino, che sono ancora intestate a lui, l'Università Magna Grecia di Catanzaro, mi ricordava Luigi Califano, è stato il primo seme della Magna Grecia di Catanzaro, è stato proprio dovuto a Nino Salvatore. Io mi onoro di essere stato tra quelli che hanno fondato l'università che ora porta il nome di Nino Salvatore. Stazione zoologica, ovviamente è stato detto moltissimo quello che ha fatto alla stazione zoologica, quindi non c'è bisogno. Biogem credo che ne parlerà il professore Zecchino, ma anche questo è un'idea completamente nuova, originale, che ha dato un frutto importante e che giustamente porta il suo nome. Ha fatto molto anche nell'ambito dell'AIR, che è stato un membro del comitato campano dell'AIRC, e l'AIRC l'ha ricordato nel momento della sua scomparsa. Ma voglio dedicare pochissime slides a quello che è stata la sua passione principale della sua vita scientifica, cioè dire la tiroide. E i primi lavori sulla tiroide sono stati fatti proprio qui, in questo posto. Ognuno dei suoi giovani allievi si dedicava a cercare la funzionalità tiroidea in una di queste strutture della scala zoologica. Io ho cominciato con le lamprede, che andavamo a pescare insieme col professor Roche a Castel Volturno, ora credo che non ce ne siano più. E insieme con Enzo Macchia dimostrammo che le lamprede non avevano la tiroide come ce l'hanno i mammiferi superiori e gli altri, però hanno un sistema di trasporto per gli ormoni tiroidei nel sangue. Poi Totò Aloi ha studiato una proteina che è anche questa molto cara a Nino, una delle iodoproteine tiroidee. Queste sono le due iodoproteine tiroidee che sono state purificate a omogeneità da Nino Salvatore insieme con Marisa, la 19S, che è quella di sotto, che migra più rapidamente, e la 27S, che è quella che sta sopra, che migra più lentamente, che è un'altra iodoproteina tiroidea scoperta da Nino, Marisa, Salvatore, a cui io mi onoro di aver contribuito. Ma
le attività di Nino sono continuate nel tempo. Innanzitutto ha contribuito a capitoli importanti dedicati alla sintesi degli ormoni tiroidei, alle iodoproteine, alla secrezione degli ormoni tiroidei. Mi piace ricordare che nell'anno della sua morte lui ha pubblicato un articolo sul Journal of Biological Chemistry con alcuni suoi più giovani collaboratori. E poi c'è stato un numero di biochimie che è stato dedicato all'epoca, il professor Di Lauro fu editor di questo issue di biochimie in onore di Gaetano Salvatore, in cui comparono molti articoli di allievi e anche di non allievi. Amore per la fotografia, lui amava andare fotografare per i vicoli di Napoli, l'ha ricordato Totò, questo è uno dei rari momenti in cui io sono riuscito a fotografarlo, si è fatto fotografare, magari non volendo. Un'altra dote che mi piace ricordare, che è stata ricordata da Giorgio Cavallo, un collega microbiologo, accademico dei Lincei, l'instancabilità, è stato ricordato che lui dava appuntamenti a luna di notte alle persone e poi si tratteneva. Fino all'esaurimento, questi scappavano, non ce la facevano più. Per esempio mia moglie non ce la faceva, dice andiamo, se non ce la faccio più. L'uomo deve combattere per tutto il corso della sua vita e farsi trovare dalla morte non in ozio, così diceva Benedetto Croce e così ha fatto Nino. Amore per la vita, questo è un altro premio Nobel, Martin Rothbard, che gli è rimasto impresso alla pizzeria di fronte a casa sua, dove Nino ha inventato il nome di una pizza nuova, una pizza che porta un nome particolare dato da lui. Quando pensa alla sua matrana mi viene in fuoco un'immagine della pizzeria favorita, la pizza si chiamava Favoloso, quella che ha inventato Nino, che consisteva nel fatto che ci metteva un sacco di mozzarella e andava vicino al pizzaiolo, lo toglieva da mezzo, si metteva lui a fare la pizza con io e il suo amico pizzaiolo, che uno simpaticamente, mentre arriva un piatto con la pizza piena di mozzarella, cucinare un buon piatto non era il fine ultimo, era semplicemente un mezzo per dimostrare la sua gioia agli amici, un mezzo per saldare i legami che gli aveva instaurato con tutti quelli che lo conoscevano. La sua contentezza consisteva nel vedere la tua contentezza, la sua generosità non aveva confini. Joie de vivre è l'espressione adatta. Lui amava la musica, l'ha detto Guido Rossi, l'ha detto molto bene, la musica barocca, ma amava la musica napoletana in maniera straordinaria. C'era una collezione eccezionale di dischi di canzoni napoletane, organizzava le cosiddette posteggi ambulanti, aveva anche Murolo, era stato a casa sua. Marisa è stata ricordata, è stata una luce nella vita di Nino, ma nella vita di tutti noi. E a lei va il mio pensiero affettuoso. Il suo tributo è consistito in questo libro bellissimo che ha avuto la forza e il coraggio di pubblicare poco dopo la morte di Nino. E voglio finire ricordando una citazione che ha fatto Schachmann nel 10° anniversario della morte, citando una poetessa ungherese tragicamente scomparsa, che dice, lo leggo in inglese: "There are stars whose light continues to shine upon us for millennia, long after they themselves have been extinguished. So are there individuals whose ideas illuminate the world long after they have passed from it." Grazie. Allora, è difficile anche per me, che ho sempre voluto impostare questa cosa con un tono molto allegro, perché penso che sia bello essere qui, ricordare, insomma, non commuoversi di fronte a queste cose. Allora io cerco di resistere, portando, prima di lasciare a voi una parola se vorrete, e al magnifico rettore Gaetano Freddi, che è qua con noi, che ringrazio, le conclusioni
Un altro pensiero da un altro caro amico, sicuramente, di Nino, che purtroppo è temporaneamente, sottolineo, bloccata a letto, Ortensio Zecchino. Allora io leggo due parole che ha scritto. Caro Roberto, caro Franco, insomma, sono rammaricatissimo di non essere con voi oggi perché letteralmente bloccato dall'ernia discale. Il ricordo di Nino è immanente in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo direttamente. Sono tra i privilegiati di aver goduto della sua amicizia, consolidata in una lunghissima frequentazione, fonte inesauribile di arricchimento culturale ed umano. Mentre scrivo queste righe, mi scorrono immagini delle tante inenarrabili occasioni in cui il suo estro geniale sapeva galvanizzare tutti tra vertici di impegno scientifico-culturale e facezie le più varie ed imprevedibili. Il nostro sodalizio fu infine suggellato dalla sua idea di realizzare un istituto di ricerche genetiche, Biogen. Nei suoi ultimi giorni di vita, il suo vulcanico dinamismo era tutto teso all'organizzazione della cerimonia di presentazione ufficiale del progetto che amaramente tenemmo egualmente pochi giorni dopo la sua morte improvvisa. Nel suo nome ho raccolto questa eredità che cerco di onorare con le mie deboli forze. Un caro saluto a tutti. E quindi ringraziamo anche Ortensio, che sono sicuro che ci teneva tanto, come il professor Chieffi, a essere qua con noi, a portare il suo saluto, il suo ricordo. Allora, io ritengo anche che, prima di lasciare conclusioni, se qualcuno riesce a vincere, diciamo, l'emozione di raccontare, vedo tante persone che lo conosco, gli hanno voluto bene, ecco, un minuto, una parola, se volete, possiamo darla anche per un intervento eventualmente non programmato, se qualcuno ha ancora qualcosa da dire o è stato, diciamo, o ha superato l'emozione per poterlo fare. Come fa? Vai, ti do. Adriana Albini. Albini, Adriana è membro anche del nostro organismo indipendente di valutazione. No, in realtà è un momento molto commovente. Io, pur non avendo lavorato qui, ho anche, diciamo, un ricordo personale che mi ha anche influenzato nella mia storia di quando ero molto giovane e avevo studiato biochimica all'Istituto Max Planck di Monaco e sono tornata, diciamo, per lavorare sul suo tumore di Genova con Leonardo Santi, che era molto amico di Nino Salvatore, e per cui lui aveva una riunione a Napoli e mi disse: Adriana, devi conoscere il professor Salvatore. E io avevo appena vinto per entrare in Italia un bando del CNR per le ricerche dei tempi, quei bandi che il CNR dava a istituzioni anche esterne, quindi un giovane PI. E quando mi ha presentato Santi, prima di dire il mio nome, mi ha detto: questa è una nostra postdoc che è rientrata in Italia con un finanziamento CNR. Salvatore fa: ah, ma tu sei l'Albini. E questo di essere l'Albini già così giovane mi commosse molto, perché in qualche modo sapeva. E mi disse anche: beh, sei stata in Germania, però l'esperienza dell'NIH di Bethesda anche sarebbe molto importante. E di fatto, siccome lì c'erano rimasti dei contatti, ho seguito questo consiglio, ho fatto 3 anni bellissimi che effettivamente hanno cambiato la mia vita. Poi lui lavorò molto ai progetti Italia-USA, quindi abbiamo mantenuto sempre questi contatti, per cui ho sempre questa impressione fortissima di aver conosciuto poi nel corso dei vari anni di ricerca anche i fratelli Marco, Franco, nel campo, insomma, un po' di tutto quello della patologia generale, il lavoro con Giancarlo Vecchio, che mi viene in mente adesso sentendo parlare, sono stata sua segretaria quando era presidente della Società Italiana di Cancerologia e poi in seguito presidente, quindi mi sento adesso essere nell'OIV qui alla stazione zoologica mi fa sentire estremamente emozionata di in qualche modo essere stata parte di questa storia e di essermene resa conto anche grazie a questa bellissima giornata. Grazie Adriana.
un cerchio che involontariamente abbiamo chiuso richiamandoti qua senza sapere assolutamente questa storia. Non so se c'è qualche altro eventuale intervento, qualcuno che vuole dire ancora qualcosa, ma ci fa piacere eventualmente farlo. Ma se non ci sono interventi, allora io lascio, più che l'onore è l'onere, diciamolo chiaramente, in questo momento che è anche di festa, lo ripeto ancora una volta, Franco, festa per essere qua insieme e ricordare tutto quello che ha lasciato, anche con contatti episodici eppure che hanno avuto effetti a lungo termine. Gaetano, grazie per essere qua, ti ascoltiamo. Cosa? Okay. Grazie, mi scuso, sono arrivato con un piccolo ritardo, purtroppo a volte ci sono dei contrattempi che sono inattesi. Vuol dire, io non ho nessun merito per poter concludere questa giornata, quindi lo considero un privilegio legato anche al ritardo che ho fatto, e quindi ringrazio molto Franco, Marco e Roberto che mi hanno coinvolto nell'organizzazione di questa giornata, a cui partecipo dal punto di vista istituzionale come rettore dell'università a cui Nino Salvatore ha dato tantissimo, però devo dire con una anche e soprattutto come un testimone di seconda mano, mi definirei. In che senso adesso? Perché qua ci sono tantissimi autorevolissimi colleghi che hanno lavorato insieme a Nino Salvatore, che l'hanno conosciuto, che hanno condiviso percorsi di ricerca, ma anche percorsi umani, di condivisione di grandissime esperienze. Io la prima volta che un episodio lo devo raccontare, anzi due. Allora, la prima volta che ho sentito parlare di Nino Salvatore è stata da colei che è la mia odierna moglie, perché aveva, diciamo, era nel 1983, me lo ricordo benissimo, lei aveva seguito la prima lezione che aveva fatto con Nino Salvatore alle 8:30 di mattina, e diciamo la sera quando ci siamo visti mi ha detto: guarda, stamattina ho fatto una lezione bellissima, ho conosciuto una persona straordinaria. E io penso che non c'è nessun giudizio più vero di un accademico del giudizio che viene dato dagli studenti, perché il carisma, la qualità, la capacità di comunicare, il valore di una persona viene istantaneamente valutato dagli studenti più attenti. E quindi e quella è stata la prima occasione in cui ho sentito parlare di Nino Salvatore, perché era chiaramente una persona che aveva un grandissimo carisma, perché poi il carisma è una cosa importantissima, e lo trasmetteva in maniera straordinaria, sicuramente nell'ambiente scientifico, tra i colleghi, nella facoltà, ma sicuramente lo trasmetteva moltissimo agli studenti. E questa è una cosa importantissima, perché poi in fondo non c'è nessun valore più grande che trasmettere il proprio sapere agli studenti, anche di una persona di quella grandissima levatura che trascorreva il suo tempo ad andare a fare lezione e a dedicare il suo tempo agli studenti, che era una cosa bellissima, una cosa bellissima. Il secondo episodio che voglio raccontare mi è capitato qualche giorno fa, perché sono andato, insomma, nel mio ruolo oggi di essere anche presidente della conferenza dei rettori, mi costa andare a fare spesso saluti a convegni, che è la cosa più noiosa che possa esistere, e quindi mi hanno invitato a portare i saluti della conferenza al convegno di endocrinologia nazionale che si è tenuto a Roma credo una decina di giorni fa. Allora si è avvicinato a me una persona che era il collega Filetti, che è preside adesso della facoltà di medicina della Sapienza. Mi ha detto: ma tu sei il rettore da Federico II? Ho detto: sono io, che ho fatto? Cioè, no, ti voglio salutare perché io ho un grande debito nei confronti della Federico II, perché se ho fatto tante cose nella mia vita le ho fatte perché me le ha dette Nino Salvatore, perché ci siamo incontrati, io stavo in America, poi mi ha fatto andare a Catanzaro e così via, quindi è stato quasi un segno un po' del destino. Ecco, questo per dire come ancora oggi, a 20 anni dalla sua scomparsa, la traccia che ha lasciato Nino Salvatore è una traccia così profonda che vede tante persone qui oggi, ma soprattutto tante persone che qui non ci sono, che lo ricordano come una persona importante della loro vita.
Allora, io credo che questo è un po' l'esercizio che ho fatto sapendo di dover venire qui, che è importante chiedersi perché questo avviene. Ecco, perché questo succede? Cioè, perché noi oggi ricordiamo Nino Salvatore così tanto e tante persone, quasi io che l'ho conosciuto pochissimo, mi sembra di averlo conosciuto tantissimo. Ecco, perché io penso che lui abbia fatto delle cose straordinarie che sono oggi di una grande importanza e che forse, come tanti colleghi hanno ricordato, io li vorrei sottolineare. La prima cosa, io credo che lui in un'epoca che non è oggi, ma 30 o 40, anzi 40 anni fa, ha affermato con la sua azione che fare ricerca significa avere una dimensione internazionale. Cioè lui a chiunque ha conosciuto, perché io ho conosciuto tantissime persone che sono state allieve di Nino, tanti che sono qui, tanti colleghi che me l'hanno detto, ma anche tanti altri, a tutti ha sempre detto: guarda, se tu vuoi fare la ricerca devi andare all'estero, devi stare un periodo all'NIH, devi confrontarti col meglio che c'è nel mondo, devi fare il meglio che esiste. E questo è un messaggio che è di un'attualità straordinaria, cioè, nel senso che ancora oggi dire che diciamo quello che noi tutti diciamo ai nostri allievi e quello che dovremmo dire a tutti i componenti della comunità accademica italiana, che non sempre tutti ascoltano, è che oggi, oggi come ieri, se non c'è la dimensione internazionale della ricerca, la ricerca non esiste. Cioè, e questo ancora di più ricordava prima, adesso non so chi, che lui è stato un grande meridionalista, no? Cioè, ha sempre affermato l'importanza di avere una grande ricerca al sud, ma l'ha sempre affermato ritenendo, quello che io condivido al 100, al 1000 per 1000, che fare ricerca al sud significa fare ricerca di grande qualità, cioè significa che noi solamente con la grande qualità possiamo fare la ricerca al sud, non è che la possiamo fare perché siamo al sud, allora gli altri ci devono fare la ricerca, far fare la ricerca. Bisogna farla con una grande, coltivando al massimo la qualità. E questo credo che sia un altro insegnamento di una grandissima modernità, di una grandissima attualità. Che oggi è stato ricordato e che penso che tutti noi dobbiamo ricordare tutti i giorni nelle nostre azioni quotidiane e quando ne parliamo nelle nostre accademie, con i nostri colleghi, con i nostri allievi. Un altro punto che anche io ritengo molto importante è il fatto che, benché lui, Nino, fosse un grande ricercatore, lo ha dimostrato a tantissimi allievi, moltissimi sono qui, poi insomma i grandi maestri si misurano dalla qualità degli allievi e se noi vediamo la qualità degli allievi di Nino ci rendiamo conto che è stato un grande maestro, perché quelli li ho conosciuti veramente, quindi insomma lo posso dire con una testimonianza diretta, è che lui si è dedicato tantissimo all'aspetto dell'organizzazione della didattica. Noi spesso oggi pensiamo che chi è un grande ricercatore della didattica si può anche non interessare, mentre invece Nino si è dedicato tantissimo alla famosa tabella 18, che è stata anche fonte di grande discussione, insomma ancora oggi è fonte di discussione, in cui credo che guardandola a posteriori, questa grande riforma che è stata fatta, c'è dentro una modernità che forse solo oggi si può valutare, nel senso lui ha capito in maniera straordinaria che fare la medicina moderna significa avere una parte di formazione di base che fosse estremamente solida e organizzata e che poi rende oggi i medici italiani e i medici napoletani tra i migliori al mondo. Perché quando più si va verso un'applicazione che tecnologicamente in senso ampio avanzata, disporre di strumenti cognitivi molto approfonditi, dei meccanismi di base è determinante per essere protagonisti poi dei processi medici. Oggi un ottimo medico, anche un ottimo clinico deve possedere questi strumenti di conoscenza di base. Eppure so, insomma, perché un po' l'avendo letto, ne avendo parlato con tanti, che all'inizio questa riforma è stata vista quasi come un contatto, in opposizione con la parte clinica, quando invece è stato un modo per poter
per poter guardare, diciamo, al futuro della medicina, perché oggi non si parlerebbe di medicina personalizzata o di altre cose senza possedere gli strumenti fondamentali che sono gli strumenti della base. Questo è un po' lo stesso discorso che oggi esiste nell'ingegneria o in altri campi dove, che insomma quelli che io conosco meglio, dove se veramente si vuole fare un'attività di qualità, non solo di ricerca ma anche di applicazione pratica, se non si posseggono gli strumenti di base molto solidi, alla fine si diventa dei semplici utilizzatori ma non si è padroni, diciamo, dei processi e dei fenomeni. E poi, e concludo perché non voglio rubar tempo, e in questo, diciamo, quello che mi sento, diciamo, mi fa sentire Nino molto vicino, è il fatto che, malgrado lui fosse un grande ricercatore, stesse tanto tempo all'estero, girasse il mondo e avesse tante relazioni, si è anche perso tempo a fare il preside, cioè nel senso che si è dedicato a un'attività istituzionale che, diciamo, guardandola dall'esterno, diciamo, quello che è anche successo a me quando io poi ho fatto delle cose, qualcuno mi ha detto: ma chi te l'ha fatto fare, che tu facevi tanto bella ricerca? Ecco, lui ha dimostrato, e questo credo che sia un valore molto importante, che più si ha una competenza, più si ha una capacità, più ci vuole la generosità di mettere a disposizione il proprio sapere e la propria capacità di vedere le cose anche per la gestione di quella che è la nostra casa comune, che è la nostra università, che poi, insomma, di cui siamo tutti compartecipi. E lui si è dedicato moltissimo per tanti anni, ha costruito la nostra facoltà. Se oggi la nostra facoltà è una facoltà di grande qualità dal punto di vista della ricerca, i risultati lo dimostrano, tantissimo si deve alla sua visione, alle scelte che ha fatto, agli input che ha fatto. Se Catanzaro ancora oggi è una facoltà di grande qualità nel campo medico, lo si deve al lavoro che ha fatto Nino, che ha fatto Salvatore Venuta dopo di lui, e hanno fatto le scelte migliori, perché poi alla fine le scelte sono la cosa che conta. Quindi questa sua anche capacità, diciamo, di dedicarsi a quello che è un po' la gestione, l'indirizzo della nostra casa comune. E che io penso che oggi, dopo 20 anni, diciamo, il grande, quello che emerge dai tanti contributi che sono venuti, dalle testimonianze, ma anche dal lavoro che poi Marco e Franco che poi fanno ogni giorno, e che sono poi i testimoni più diretti di quello che è stato l'insegnamento di Nino. Questo è che oggi, veramente come ieri, se noi vogliamo che la nostra università sia una grande università, come io penso che sia l'Università Italiana, bisogna seguire la strada che ha tracciato Nino. In primo luogo la qualità, la grande confronto internazionale, ma ricordarsi che noi sì siamo dei ricercatori, ma poi la nostra missione è quella di formare i nostri giovani, e quindi questo è, diciamo, il dovere che noi abbiamo nei confronti della società. Lui l'ha fatto benissimo e l'ha dimostrato. Io penso che non c'è nessun modo migliore per ricordare il suo insegnamento che cercare di metterlo in pratica, e quindi credo che questo è un po', questa giornata è un modo per dire: abbiamo capito quello che lui ci aveva detto e cercheremo tutti insieme di farlo nei prossimi anni. Grazie.